Non ho paura delle parole dei violenti, ma dei silenzi degli onesti. Questa è la frase di Martin Luther King che rappresenta il forte messaggio veicolato dalla seconda edizione di Semplicemente Donna Harmony Award. Un messaggio di denuncia contro la violenza sulle donne, ma anche di speranza e di esempio. Anche l'edizione 2014 si svolgerà a ridosso della giornata nazionale contro la violenza sulle donne che ricorre il 25 di novembre. L'appuntamento aretino si terrà infatti il prossimo 18 di novembre al Teatro Mecenate, a cominciare dalle 21. 8 le donne che saranno premiate, tra cui Rosaria Aprea, vittima di una violenza che con la sua partecipazione a Miss Italia ha portato il suo messaggio a tutte le donne. Queste premiate che hanno delle storie profonde e importanti devono essere un messaggio da dare alle donne che sono magari che stanno soffrendo, che sono sole, a dire, prima di tutto deve essere un messaggio, dire non siete più sole e ancora di più dare loro una speranza, soprattutto anche far sì di aiutarle a ritrovare la loro dignità di essere donne. Per fare questo chiaramente occorre una cultura a 360 gradi, a partire dalle scuole, e quindi diciamo che in un contesto così particolare che stiamo vivendo, ben venga questa associazione, abbiamo bisogno di tutti, del supporto di tutti quanti. Quindi mi raccomando, venite, ascoltate, queste esperienze che sono veramente emozionanti e poi capirete da voi. Chi saranno le premiate che andranno proprio nelle due scuole aretine, il Vittorio Colonna e a Cortona? Signorelli di Cortona. Le donne che saranno presenti sono Anna Scalfati, la giornalista di ex Rai, il sindaco di Rosarno Elisabetta Tripodi, Viosa Dobruna, che attualmente è ambasciatrice del Kosovo in Olanda, ma che ha la storia dell'istituzione della famosa casa di Pristina nei tempi della guerra, e Emanuela Dviri, che è questa italo-israeliana molto impegnata per la pace, non a caso ritirerà questo premio, che vive in Israele ma è nata in Italia. L'intera serata sarà ripresa dalla nostra emittente e trasmessa sul canale del Digitale Terrestre 214 sabato 28 novembre alle 21 e domenica 29 novembre alle 15. Sarà inoltre trasmessa sul bouquet di Sky in chiaro nel satellite blu 940 venerdì 27 novembre alle 21 e alle 23 e sabato 28 novembre alle 15 e alle 17.